C'è il vento che distorce sia la mia voce che il loro volo, per cui ovviamente lui deve partire nelle condizioni che per lui sono ideali, per cui bisogna sempre avere pazienza. È un po' come quando a scuola insegniamo ai ragazzi, quando siamo a casa i nostri figli insegniamo le cose. Bisogna avere pazienza, e così dobbiamo averla anche con gli animali, altrimenti trasformiamo questi esseri bellissimi in droni. Ognuno di noi avrà un telecomando, li comandiamo, ma perdiamo il bello di quello che ci possono dare ancora come animali selvatici, pensanti, anche se sono cresciuti a contatto con l'uomo. Ci sta. Lo vedete che vi passa sulla testa. Ecco, lui quanto fa male.